Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. La strada che porta dal Tossa di Turismo a Barberino del Mugello e poi attaccarsi alla Futa è completamente incasinata. Troppo traffico, deviamo per Galliano e ci godiamo i cipressi della strada della Panna. Guarda che meraviglia! Strada stretta, ma decisamente spettacolare. I campi sono già stati tagliati, le rotovalle riposano al sole. Giornata freschetta, sono poco prima delle 8 e siamo a 16 gradi, temperatura che sicuramente calerà col salire verso il passo della Futa, ma intanto godiamoci questa acquapanna. La strada dell'acquapanna poi si innesta lateralmente alla strada che risale verso il passo della Futa. È un'alternativa molto bella e divertente ai primi tratti della salita al passo della Futa. Come penso che potrete assolutamente vedere. Ci scaldiamo le gomme su questi tornanti, su queste curve quasi paraboliche che salgono sopra il passo della Futa. Vi ricordo, sulla strada dell'acquapanna, ma poi dovremo incrociare lo stabilimento, poco dopo lo stabilimento ci rinnestiamo sulla statale della Futa. Ah, il profumo della primavera è fantastico! Occorre fare attenzione comunque risalendo perché ovviamente nei giorni lavorativi la strada dell'acquapanna appunto serve lo stabilimento dell'acquapanna e quindi ci sono tir che salgono e scendono a caricare l'acqua. Asfalto decisamente perfetto, Atena danza fra le curve meravigliosamente, traiettoria centrale, piedino sul freno posteriore e via, a pennellare danzando fra le curve. Questa spettacolare risalita mentre il profumo della primavera penetra attraverso il casco, fantastico. Essendo lunedì, ovviamente non c'è molta gente che percorre queste strade, se non per motivi di lavoro, appunto, per l'acqua. Come dicevamo, innesto strada con quella che sale al passo della Futa, che adesso andiamo a risalire. Via, risalita sul passo della Futa. Dobbiamo prenderci anche un bel caffè prima o poi. Vabbè. Allora, prima curva del passo della Futa dall'incrocio con l'acquapanna. Mi raccomando, ve l'ho detto già diverse volte nei video, nei centri abitati togliete il gas. Non esagerate mai, ma quando attraversate centri abitati, paesi, togliete il gas e attraversatevi in tutta tranquillità. Rispetto per voi e per gli altri.
se è aperto il bar ci faremo un bel caffettino prima di affrontare il pezzo più tortuoso del passo della punta. Bene, fatta colazione, iniziamo la risalita del passo della Futa. Prime curve, asfalto decisamente buono. Caffettino che ci ha svegliato definitivamente la giornata. Prime paraboliche di risalita e primi tornanti lentissimi. Una bella S, là, con un'altra corto curva, semiparabolica, si scodella dentro e si esce di gas. Staccata, entrata, dentro, altra S, anche questa molto lenta e parabolica, bellissima, piccolissimo rettilineo, altra curva strettissima, parabolica, dentro. Bisogna trovare il ritmo più che la velocità, come sempre. Non è questione di quanto la fai veloce, ma di come la fai bene. Perché se la fai bene e in sicurezza, la fai anche veloce. Ma non è quello che la soddisfazione. La soddisfazione che dà girare per queste strade non è il tempo, ma il sentire che la percorrenza del tracciato è stata armonica, non ci sono state sbavature, non ci sono stati raccordamenti di curva, non ci sono stati errori che possono essere anche pericolosi, ma si è pennellata con maestria tutta la tortuosità del tracciato. Continuando la nostra arrampicata arriveremo poi al passo della Futa e da lì devieremo, iniziando il percorso della cavalcata appenninica, verso il lago di Suviana e Brasimone. Come detto, eccoci qua, siamo in prossimità del passo della Futa. A questa rotonda, prendendo la prima uscita a destra, si va verso la Futa, mentre noi, come dicevamo, prendiamo l'altra direzione e ci addentriamo sul crinale appenninico. Bella giornata quella odierna, la temperatura si sta scaldando, c'è quasi l'inversione termica, prima erano 14 gradi, su, qua su, siamo intorno ai 17 ed è molto più piacevole anche col giubbotto traforato e maglioncino sotto ovviamente. Continuiamo la nostra progressione fino a Pian del Voglio, da dove poi staccheremo verso Suviana e Brasimone. Temporaneo passaggio di confine, Toscana, Emilia Romagna. Lapide commemorativa della congiunzione delle estreme terre di Toscana e di Emilia. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.